Il Vangelo ci racconta che Gesù era proprio molto stanco, sale sulla barca che vuole andare dall'altra parte del lago, un po' anche per respirare, e si mette a dormire sulla barca, ma improvvisamente arriva la tempesta. E il Vangelo dice che lui continua a dormire, io credo che facesse un pochettino finta per provocare gli apostoli, che quando vedono che le onde buttano acqua dentro la barca e si riempie di acqua, cominciano a gridare affoghiamo. E lui non si sveglia, o finge di non svegliarsi. E poi loro gridano ma non ti importa di nulla. Poi si sveglia e li frega tutti. È una pagina meravigliosa perché non si rivolge a loro che sono impauriti, disorientati, ma si rivolge alla tempesta e dice calma, ti fa silenzio. Anche noi, dice, in momenti di tempesta che attraversano la nostra vita, di fare silenzio, poi dirà delle parole importanti dopo, non temete, non abbiate paura. Questa è la pagina del Vangelo che nei momenti difficili della mia vita io cerco di comunicare anche agli altri, di non temere, di non avere paura. Arriva la tempesta, ci dice di non temere. Due pensieri e poi toccherà a voi, a tutti voi, perché la nostra riflessione su questa pagina del Vangelo porta i nomi delle persone a noi care che sono state spazzate via nel sangue, nella violenza criminale. E siamo qui per loro, per noi. Siamo qui per chiedere anche a Dio che ci dia una mano, una bella pedata di Dio, per scuoterci ad andare oltre. Voi certamente l'avete toccato con mano, quando improvvisamente, la morte è entrata nelle vostre case in quel modo. Lo so, che non è semplice e non è facile. Ma Dio non ha mai barato con nessuno. Dio non ha mai preso in giro nessuno, a volte noi facciamo anche fatica. E abbiamo gridato dove sei? Dove sei Dio? Sono il fratello del commissario Beppe Montana, ucciso a Porticello il 28 luglio dell'85. Sono la figlia di Silvia Rutolo. L'11 giugno del 1997 c'è uno scontro a fuoco e mia madre perde la vita senza alcuna logica o spiegazione. Mio marito gestiva un'area di servizio ed è stato ucciso perché non pagava il pizzo. Sono la mamma di Sandro Pierantonio, che è scomparso da Niscemi il 3 settembre del 1995. Sono il figlio di Nicola Gioitta, assassinato nel 21 marzo del 90 a Niscemi. Mi ha detto Giovanni ed è morto da mani mafiose. Erano proiettili a pallettoni che poi si aprivano, una pallina di quella ha colpito la orta di mio padre. Mia mamma e i miei fratelli sono morti nell'attentato al giudice Carlo Palermo il 2 aprile dell'85. Mia mamma si chiamava Rizzo Barbara, aveva 31 anni e i miei fratelli Giuseppe e Salvatore Asta ne avevano 6. Invito voi a voce alta a dire i nomi delle persone per cui noi siamo qui. Silvia Rotolo. Francesco Marcone. Giovanni Panunzio. Saverio Liano. Nicola Ruffo.
Agostino Antonino, Isa Castelluccio e il bambino con il mai nato. Barbara Rizzo, Salvatore Asta, Giuseppe Asta. Paolo Borsellino, Eri Walter Cusina, Claudio Freina. Mauro Rostani. Camminare insieme, questa è la storia di un cammino. Per raccontarla non c'è altra strada che mettersi sulla strada e incontrare mille storie. Persone cui hanno ammazzato madri, figli e fratelli ma che non calano la testa. Persone che scattano foto in un cantiere illegale, che cambiano l'anima a un bene sequestrato a Mafia S.p.A., la più grande azienda del paese, 250 milioni al giorno secondo le imprese, 130 miliardi l'anno, 50 reati l'ora, 60 miliardi solo nella pubblica amministrazione per la Corte dei Conti e quasi 1000 morti conosciuti fino ad oggi. Qui, in questa terra di Sicilia, Palermo, a gridare con forza che la mafia è strada di morte. E che il Vangelo è incompatibile con la mafia, e lo diciamo con la corruzione, con l'illegalità, incompatibile, incompatibile! Tutti quelli che lavorano in campagna sono tutte persone che braccianti che non hanno mai avuto garanzie di tipo assicurativo, di tipo contributivo e così via. Nel momento stesso in cui vengono a contatto con la realtà della cooperativa, che invece ti garantisce tutto questo, allora si innesca quel meccanismo che in 10 anni, se appunto prima eravamo quasi invisibili all'interno del paese, oggi c'è la, non dico la fila, ma giornalmente persone che vengono a richiedere di poter lavorare con la cooperativa. E questo per me, dico, è uno di quegli aspetti che ti dicevo, innovativi, assolutamente particolari su come anche lavorare, su come fare antimafia in questi territori. È il noi che vince, è il noi. Non posso dimenticare le parole del giudice Chinnici, ucciso da Cosa Nostra, che parla a un gruppo di ragazzi, e a questi ragazzi lui andava a dire noi da soli non ce la faremo mai. E chiedeva il loro coinvolgimento, la loro attenzione, la loro partecipazione. E poi c'era Nicolato Falcone, Borsellino, il generale Carlo Alberto della Chiesa, che diventerà il prefetto di Palermo, ci sarà solo 4 mesi. Ma in quei 4 mesi riuscì a dire che lo Stato dia come diritto ciò che le mafie danno come favore. No? E questo mi sembra molto importante, che lo Stato traduca questa Costituzione per percorrere un cambiamento anche nel nostro Paese che dia dignità a tutte le persone. Il circuito Libera Terra raccoglie le cooperative che gestiscono i beni confiscati in Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Campania e Lombardia. Qui siamo alla cantina Cento Passi, cooperativa Placido Rizzotto nel Corleonese, feudo di Brusca, Riina e Provenzano. All'inizio i soci dormivano sui trattori per vigilare contro incendi e sabotaggi. Altrove continua a succedere. La sfida è fare prodotti bio interamente legali nonostante l'ambiente infiltrato tutto intorno. Oggi i vini della Cento Passi scalano i primati di qualità, ma la guerra continua. Una volta io andavo in giro per le scuole a parlare di legalità, a parlare di mafia, di antimafia, dicendo ragazzi questa è la legalità. E poi gli spiegavo leggendo queste sono per esempio friselline pugliesi ottenute coltivando le terre confiscate ai mafiosi e capivano soprattutto che questa è la legalità che si materializza quotidianamente, giovani che realizzano attraverso le terre confiscate ai mafiosi che essi lavorano in cooperative organizzate da Libera, uno straordinario riscatto in termini di libertà, di dignità, di onore. Questi sono i veri uomini d'onore, non quegli altri. Giovani che diventano padroni del loro futuro, non più sudditi della mafia, ma cittadini, cittadini liberi. A distanza di 20 anni ancora non sappiamo niente, se siamo riconoscibili superstiti di vittime innocenti della mafia o semplice rapina. All'inizio sono stata in qualità di donna mortificata, umiliata, perché è venuto fuori che era un delitto passionale, che poteva essere anche una rapina, mentre quella era una cosa ben diversa. Io l'ho detto tante volte, però non sono stata creduta.
E nessuno soprattutto ne parla, e questa è la cosa che mi fa più rabbia, né i pentiti, né i paesani, né i carabinieri, né i magistrati. Dopo 16 anni ho saputo la verità. Adesso spero che ci sia un po' di giustizia. Abbiamo saputo perché ha parlato quello che ha ucciso mio marito, reo confesso. Dopo 14 anni il ragazzo che ha strangolato Pierantonio ha parlato. Perché è la dinamica che ci fa pensare che sia di stampo mafioso. La brutalità con la quale è stato assassinato, cioè due colpi d'arma da fuoco, uno alle spalle e uno qui, tra l'occhio destro e la fronte, e sgozzamento post morte per indicare possibilmente quello che immagino io, di incitare, diciamo, i commercianti a pagare. Loro stavano bruciando una macchina, due minorenni e due maggiorenni. Pierantonio si è trovato a passare per caso con la sua macchina, loro hanno avuto paura, era un mio ex alunno purtroppo e lo ha strangolato lui stesso. Io di fronte ai familiari delle vittime, alle storie più dure, più difficili, più pesanti, la cosa che faccio sovente è stare zitto. C'è un modo di comunicare che è fatto di gesti, di strette di mano, di sguardi e di poche parole. Io non voglio consolare proprio nessuno, voglio stare accanto, voglio fare sapere che c'è un pezzo di questo paese, che l'Italia, che non ha perso quella memoria e sente che la memoria, il mio modo di fare memoria è di impegnarci di più tutti. Senti che hanno bisogno di più. Io voglio un sacco di bene a quei papà, alle mamme, a quei figli, a quelle donne che hanno perso. Lo senti dentro e vedi che loro sentono che tu li vuoi bene. Questo qual è il giornale di Sicilia? La stampa. Eppure sull'Avvenire avevano detto che c'era qualcosa. La Sicilia pure, guarda. Quella mattina loro stavano percorrendo la strada che da Pizzolungo portava a Trapani, e la stessa strada veniva percorsa dal giudice Carlo Palermo. Lungo la strada c'era parcheggiata anche un'autobomba. Quando le tre macchine si sono trovate allineate, l'autobomba è esplosa e la macchina di mia mamma ha fatto da scudo alla macchina del giudice Palermo. E mia madre torna da scuola con mio fratello Francesco di 5 anni. Io l'attendo a casa e sono al balcone, ed io a 10 anni da quel balcone vedo tutto e scopro cos'è la camorra. Beppe era uno giovanissimo commissario di polizia che dirigeva la sezione catturandi della squadra mobile di Palermo. Basta parlare di Beppe che vengono fuori degli altri nomi, viene fuori il nome di Lillo Zucchetto, che è stato ucciso un anno prima. Beppe viene ucciso il 28 luglio e 10 giorni dopo la mafia torna a uccidere a Palermo Nini Cassarà e Roberto Antioca. Prima avevano ucciso Boris Giuliano. Ogni 21 di marzo leggiamo un elenco di oltre 900 vittime di mafia, raccontiamo la storia di un paese, raccontiamo una storia che non ci piace, raccontiamo una storia che probabilmente deve essere riscritta in tante parti, ma è una storia che sicuramente vogliamo cambiare. Noi quando andiamo nelle scuole, io sono una dei familiari impegnati con Libera, andiamo nelle scuole proprio per raccontare la vita dei miei fratelli, che a 6 anni se la sono vista rubare, e per raccontare il sogno di una madre a cui è stato spezzato la possibilità di continuare a fare la mamma. Quello che Libera fa per tanti miei parenti è la possibilità di pensare ad essere felice, a realizzare delle cose belle. Cioè, mio fratello combatteva la mafia semplicemente perché voleva essere felice. Mi ha aiutato a capire che le ingiustizie è giusto che debbano essere raccontate, non devono essere dimenticate, e che non mi debbo sentire un illuso, una stupida nel credere che quello che è successo a mia madre realmente non si verifichi più nella mia città. Ecco. Un genitore che vede la morte del proprio figlio e ha un altro figlio, l'impegno con Libera vuol dire al proprio figlio: guarda che non è finita, noi siamo più forti, noi possiamo cambiare. Non è possibile quello che stiamo toccando concretamente con mano. Qualcuno dice: ah, sono indignato. No, anche l'indignazione è diventata una moda nel nostro paese. Entra qui ed esce là.
Dobbiamo provare disgusto, c'è una rivolta delle coscienze. Non possiamo continuare a essere spettatori di tutto questo, non possiamo. Allora in un modo pulito, chiaro, trasparente, che comincia da interrogarci noi della nostra coerenza, no? Perché io dico, le mafie non moriranno mai se non cambi un certo modo di essere della politica, ma non cambieranno mai se non cambiamo anche noi. Anche noi siamo chiamati a mettere la nostra parte, che comincia dalle piccole cose, in un orizzonte di normalità, non di eccezionalità. Sulla strada per l'Abruzzo, Libera L'Aquila organizza la distribuzione porta a porta di un dossier sulla ricostruzione. Le mafie sono entrate nel business dell'emergenza, favorite dal potere assoluto del commissariamento, che di fatto sospende i controlli e le regolari procedure d'appalto. Per un giorno, sul cratere, tornano anche le TV nazionali. Ti spiego, qui è tutto distrutto, 8 morti, lì c'è la lapide anche che ricorda purtroppo le vittime. E lui è il prete che si è salvato qui tramite un cane che gli ha fatto strada, il prete di Tempere che ora ci sta accompagnando. Serie che sono qua ancora dal 6 aprile, che anche i miei amici da su là in Veneto, perché sono originario del Veneto, quando mi chiamavano mi dicevano, ma vediamo che in televisione sta tutto a posto, che vanno sistemati, tutto ok. Allora una volta io mi arrabbiai, feci venire giù mia mamma e mia sorella, gli ho detto vi ospito in un albergo, venite qua e vi faccio vedere com'è tutto a posto qua. Sì. Hanno pianto. Sono decuplicati i casi di depressione. Hai agganciato perché rifacciamo l'inizio, perché con preoccupare, l'importante è che prendiamo la voce, poi io in montaggio. Come diceva un grande amico, un grande vescovo che non c'è più, Don Tonino Bello, la Chiesa è per il mondo, non per se stessa. Io non sono preoccupato di difendere la Chiesa quando succedono certe cose, certe situazioni che sento dire bisogna fare. No, a difendere la Chiesa, tra virgolette, ci pensa lo Spirito Santo. Noi siamo chiamati a difendere i poveri, gli ultimi, quelli che fanno fatica, quello che è il Vangelo, insomma, che per me è un punto di riferimento fondamentale. Io amo profondamente le provocazioni del Padre Eterno, scomode, difficile, e la Chiesa che lui ha proposto, sobria, essenziale, appiccicata alla storia di chi fa più fatica, l'invito di una Chiesa capace di saldare veramente i problemi di qua giù con il cielo, insomma, una Chiesa che non per un piatto di lenticchie non svenda tutta una serie di elementi fondamentali, non con segmenti della politica in giro per il mondo, una Chiesa libera. Libera inizialmente mi ha dato l'idea che insomma ce l'avremmo fatta a superare questo momento, quando poi ti sembra che tutte le cose vadano male e ti rendi conto che anche gli esseri umani sono diversi da quello che tu speri, quando incontri delle persone di un certo tipo, non perdi la speranza. Qui siamo a Paganica, questa è la Teges, è una cava dismessa da moltissimo tempo. Noi ci siamo arrivati perché un ragazzo del paese ci aveva segnalato la presenza di questa cava. Ora il problema è sorto perché qui inizialmente noi ci abbiamo fotografato i mezzi che stavano a Piazza d'Armi e che erano stati fotografati da Angelo il giorno di Pasquetta e stavano triturando le macerie degli edifici posti sotto inchiesta. Quindi la domanda iniziale da porsi è in una zona militarizzata, controllata, in cui noi abitanti non avevamo la libertà di fare né un passo avanti né un passo indietro, chi ha potuto prendere indisturbato delle macerie di edifici posti sotto inchiesta e praticamente distruggerle.
che la protezione civile ha avuto per tantissimo tempo un potere illimitato, dettato dall'emergenza, e si è in qualche maniera, diciamo, assunta da una parte ovviamente la responsabilità di assistere la popolazione, che è un atto dovuto e che sicuramente ha fatto bene, dall'altra parte però si è assunto anche forse un compito che non le spettava, che era quello di decidere sempre in maniera autonoma chi fossero, diciamo, i beneficiari dei vari appalti. Le società che sono state costruite ad hoc, Amici degli Amici, La Cricca della Cricca, i nomi poi alla fine sono risultati tutti quanti. Noi non facciamo indagine, noi, diciamo, monitoriamo il territorio e il nostro compito è quello di denunciare alle autorità competenti. Accusiamo un sistema che vediamo che non funziona, cioè il sistema complessivamente non ha retto dall'inizio, c'è stata troppa omertà, c'è stata troppo anche scintillio, il fatto anche di aver sommato il G8 qui all'Aquila pochi mesi dopo il terremoto, è stata un'occasione per sperpero di denaro pubblico che invece doveva essere investito diversamente. Quindi noi pensiamo che ci siano in molti che non abbiano fatto il loro dovere. Allora, a 1.000 euro al mese tira la carretta e sta zitto, e che la smettiamo di chiamare moderati quelli che portano i soldi all'estero e che voi condonate. Man mano che si andava avanti con i giorni aumentava la militarizzazione del territorio, gli enti locali erano stati tagliati fuori da ogni decisione, e soprattutto una cosa che non era mai successa è che la protezione civile ha avviato un processo di spopolamento del territorio. A quel punto praticamente con Libera si è deciso proprio di aprire il presidio in una baracca da legno con un gruppo elettrogeno. Abbiamo iniziato a stampare al Ciclo Stile il primo giornale, si chiamava Solleva di Abruzzo. Già dal 2006 abbiamo iniziato a denunciare il reinvestimento di una parte del tesoro di Vito Ciancimino a Tagliacozzo, che tra l'altro gli arresti si sono stati 2 settimane prima del terremoto. E molte delle ditte di cui ci eravamo occupati relativo al caso di Tagliacozzo le abbiamo ritrovate proprio al lavoro nel progetto case. Tra l'altro, ironia della sorte, proprio in questo di cantiere. Con questo siamo arrivati al paradosso che le case provvisorie costano 3 volte le case definitive. Ricordo quando da me venne tanti anni fa un pretone alto alto con un vocione che non finiva, con un cappello quasi da cowboy che lui usava mettersi, padre David Uroldo. un poeta di Dio, venne a parlarmi di cosa si poteva fare di più insieme nelle carceri, gli anni difficili del terrorismo, chiedersi per cercare delle strade alternative da offrire nel rispetto di quei percorsi a tante storie, a tante persone. Poi qualche giorno dopo mi manderà un bigliettino, Turol, dopo quell'incontro, no? Lui questo gigante, io piccolo piccolo, ma che chiedeva di fare delle cose insieme, rispetto alla complicità di quel momento, e devo dire, mi mandò un bigliettino con scritto sopra: lo spirito è il vento che non lascia dormire la polvere. Vabbè, ciao ciao. Ciao, ci vediamo. Siamo in uno dei 2 insediamenti costruiti, realizzati dopo il terremoto a Paganica. In ciascuna buca delle lettere mettiamo una copia della rivista. È un modo di avere un'informazione trasparente per tutta la cittadinanza, per tutti coloro che non possono recarsi in assemblea e quindi vedere effettivamente quello che si fa in città, però è un modo per diffondere l'informazione. Bisogna partire in quarta subito, non è che c'è un terremoto al giorno. Io stamattina ridevo alle 3:30 dentro il letto. È un brano di una telefonata fra gli imprenditori De Vito Piscicelli e Gagliardi. Il 6 aprile 2009 alle 3:32 il sisma asfalta L'Aquila, 308 morti, 1.600 feriti. Il dialogo si svolge nel pomeriggio di quello stesso 6 aprile. I due sono manager di aziende accreditate presso la Protezione Civile di Guido Bertolaso. Qualche giorno dopo, un gruppo di volontari attrezza un presidio di libera informazione in una tenda. Il dossier Abruzzo, nato prima del terremoto, ben prima delle inchieste della magistratura sulle cricche, è la più impressionante raccolta di dati sul sacco dell'Aquila.
Sulla strada di Roma, la sede nazionale di Libera, in una palazzina in pieno barocco romano, il camorrista Michele Zaza la usava come bordello per sé e gli amici. E ancora un altro luogo restituito, a inaugurarlo nel 2005, il presidente della Repubblica Ciampi, la Casa del Jazz. C'è una meraviglia perché è un bene confiscato al cassiere della Banda della Magliana, ma in base a una legge voluta fortemente dalla società responsabile, Libera, 1 milione di firme, confisca e uso sociale da beni esclusivi in mano al crimine, a quella violenza, a quelle figure, diventare bene condivisi. E quindi è diventata un punto di riferimento la Casa del Jazz, un dono che è stato restituito alla città di Roma. Claudia, Eleonora? Sì, sì. Vai. Okay. Vai. Siamo. Come no? Daniele, giusto? Yes. Sì, vai. 10 pullman carichi di ragazzi e ragazze dall'Italia prendono la strada di Bruxelles per la giornata europea contro la corruzione. Prima tappa, Torino. L'associazione Terra del Fuoco, che aderisce a Libera, organizza una fiaccolata per ricordare i 7 operai morti nell'incendio della fabbrica ThyssenKrupp, dicembre 2007. Sui pullman se ne discute, ci si documenta. Al processo, il PM accusa i vertici dell'azienda di omicidio volontario e la prima volta in Italia. I ragazzi di Terra del Fuoco, la notte prima, su tutte le statue del centro di Torino hanno messo il caschetto giallo degli operai. Beh, io sono nato a Pieve di Cadore, provincia di Belluno, nel cuore delle Dolomiti, a un passo dalle tre cime del Lavaredo. Però ho lasciato quella terra meravigliosa da piccolo per una ragione molto semplice, che è la storia di ieri e la storia di tanti oggi. La Pagnotta, mio padre ha dovuto girare per cercare dignità, per darci un futuro, una speranza, cioè il lavoro. E l'impatto numero uno è stato il Piemonte, Alba, Cherasco e poi Torino. Questa è la piazza che non tutti sanno, neanche i torinesi, che c'è un monumento ai caduti sul lavoro, che è il monumento ai caduti del Frejus, quando venne costruito a fine 1800 il tunnel del Frejus, e le pietre sono le pietre sotto cui purtroppo morirono anche gli operai durante quella costruzione. Ho iniziato il primo giorno di lavoro alla 5 e praticamente in 12 anni ho lavorato quasi sempre alla linea 5. Ero capomacchina di quell'impianto, mi ritengo fortunato non solo a non essere stato presente ma neanche aver visto. Quella mattina mi recavo a lavorare alle 5:30 e per fortuna non ho visto quello, perché purtroppo i compagni che erano in fabbrica hanno ancora forti problemi nel ricordo di quella notte tragica. Molti sono con noi nel processo, molti si sono persi le tracce perché hanno deciso subito di scappare via. Ogni tanto ne sentiamo qualcuno, o direttamente o indirettamente sappiamo che non hanno fatto una bella fine a livello lavorativo, perché sono tutti, ecco, nel calderone della disoccupazione. Bene ragazzi, ripartiamo! Ce l'abbiamo fatta, eh? Apposta, ce l'abbiamo fatta. In questa città forse non c'è mai stato un legame d'acciaio. Abbiamo cercato di crearlo noi assieme ai familiari delle vittime, ex operai della Thyssen, di fare questo legame e richiamare all'attenzione il problema nazionale che c'è sulle morti sul lavoro. Però fino adesso si sono fatte solo chiacchiere, i morti continuano ad esserci, qualcuno si vanta che i morti sono diminuiti. È difficile morire in cassa integrazione sul lavoro quando si è in cassa integrazione e in mobilità. Non sa con chi lavora, non
diversi anni partecipo a Taranto alla giornata della memoria delle vittime dell'Ilva, per ricordarci che non si può morire sul lavoro, non si può morire per cercare lavoro, non si può morire perché si perde il lavoro, perché i diritti non sono e non devono essere scritti solo sulla carta, ma devono diventare carne, vita. Le fabbriche di Torino si fermano, la Fiat si ferma, si blocca. Non è solo la solidarietà ai familiari delle vittime, ma è la corresponsabilità. E allora è un camminare insieme, non dimenticando che la speranza deriva da piede, deriva da PES. Allora usiamo i nostri piedi per camminare insieme. Questa è una città che apparentemente è molto seriosa, molto severa, ma dentro ci sono tante anime di persone che ci credono, che si impegnano, che si sporcano le mani, che lottano. La città sembra un mare di rose d'anghie. Io sono qua a portare la voce di tutti coloro che non possono essere qua, perché come sapete oggi è festa, ma intanto loro lavorano, perché non possono chiedere ferie o stare a casa, altrimenti saranno cacciati dal lavoro. Io ero lì alla Piazza Scala a Milano ieri a dire, a portare coloro che erano sulla torre a lottare per loro diritti, i diritti di tutti quanti noi. Uno, come sapete, Abdelrazzak, ragazzo marocchini, marocchino, è finito sull'aereo pacchettato, mandato via. Per quale motivo? Non è un criminale, non è il problema dei paesi o della crisi quel ragazzo. Quel ragazzo, l'unica cosa che ha avuto, aveva le palle per andare su una torre e lottare per i diritti di tutti noi. È stato pacchettato, mandato via. Questa non è la democrazia, è una vergogna. Ecco perché dobbiamo essere tutti uniti per lottare un futuro migliore di questa Italia. Un futuro che, dove è nato mio figlio, non è considerato italiano. Ditemi voi, perché io me lo chiedo in qualsiasi piazza, cosa ci vuole per essere un italiano? Che cosa ci vuole per essere un'Italia? E partiremo per Bruxelles per portare anche questo. Grazie. Per la prima volta l'Italia torna indietro nelle classifiche della corruzione. Nel 2010 il network Transparency ci sprofonda al 67esimo posto per quella percepita. Secondo Eurobarometro, nel 2009 il 17% degli italiani si è visto chiedere o offrire una tangente. In Europa la media è del 9%, è un circolo vizioso. Le mazzette sono considerate una norma. Questo le incrementa, una tassa invisibile che si abbatte soprattutto sui più poveri. E devo anche dire che io mi auguro che ci sia sempre meno solidarietà, più diritti e più giustizia. Cioè, voglio dire, che la solidarietà, l'attenzione agli altri, riconoscere gli altri, non varrà mai meno, mai meno, mai meno. Ma che non diventi l'alibi, occupatevene voi dei poveri e degli ultimi. No, meno solidarietà intesa in questo senso, noi chiediamo i diritti per tutti, la giustizia per tutti. Se fai questo cominci a essere visto un po' storto. Sul fronte di Bruxelles c'è Flair, l'ultima nata della famiglia.
si batte per una legge europea per la confisca e riutilizzo dei beni della criminalità. Sembra da pazzi chiederla dall'Italia, il paese delle cifre nere, in cui la corruzione è un vezzo, spesso un vanto per i massimi palazzi del potere. Ma la politica non è, se non è sapere bene da che parte si combatte. E anche questa volta, lo spirito è il vento, che non consente alla polvere di posarsi. Bisogna far capire all'Europa che il problema delle mafie oggi non è solo un problema di criminalità, ma di trasparenza dell'economia, di trasparenza della politica, di trasparenza delle istituzioni. E combattere un'ipocrisia, che è quella della Germania di Duisburg, che ha visto l'Andrangheta solo quando ha visto 6 corpi morti di fronte ad un ristorante nel cuore industriale di quel paese. Ma l'Andrangheta c'era da 30 anni e non la si vedeva. Qual è questa ipocrisia? È quella che non vuole vedere le mafie fino a quando le mafie non insanguinano le strade. L'altra faccia di questa medaglia è che tu i soldi dei mafiosi te li puoi prendere in Europa e in qualunque parte del mondo con la presunzione di pensare che quando arrivano i soldi dei mafiosi non arrivino anche i mafiosi. La presenza delle mafie in Europa è soprattutto economia, non illegale o criminale, è economia, perché dobbiamo tracciare una linea di confine dopo 30 anni di politiche liberiste che hanno abbattuto tutte le forme di controllo sulle transazioni economiche e finanziarie. Dobbiamo tracciare il confine tra economia legale ed economia illegale. Tracciato questo confine, colpire i patrimoni, le ricchezze e riconsegnarle ad uso sociale è la sfida che abbiamo. Ci rincontreremo qui in capo a 2 anni e io spero lo faremo dopo aver raccolto 1,5 milioni di firme e soprattutto dopo aver dimostrato insieme che l'Europa può e deve essere un'opportunità dei cittadini europei e le mafie possono essere battute. In bocca al lupo, buon lavoro. Permesso, solo perché ho i bimbi piccoli. Bene, cominciamo. Invitate la gente a venire. Certo, c'è. C'è delle sedie qui, se qualcuno vuole venire. Bene, questo Natale segna i 45 anni della nostra storia e del nostro percorso. La nostra prima sede, voi lo sapete, è stata una panchina, è stata in una piazza, Piazza Medio Savoia di Torino, quella è stata la nostra sede, il nostro punto d'incontro. Siamo nati proprio, realmente, sulla strada, incontrando quelle storie, quei volti, quei nomi, quei cognomi, quelle fatiche e quelle speranze di tante persone di 45 anni fa. Passando tutti i giorni andando a scuola, vedevo dal tram un signore con 3 cappotti addosso, su una panchina, li chiamavano i Barboni, sempre solo. Mi aveva incuriosito perché leggeva un libro e con quelle matite blu e rosse da una parte e dall'altra lo sottolineava. 17 anni, sei un adolescente, un po' imbranato, io un timidone, però lo vedevo sempre lì e dico, ma è possibile? Sono sceso, gli ho chiesto se voleva prendere un caffè, questo non mi ha risposto. L'ho rilanciato, gli ho chiesto se volevo un tè, questo non mi ha risposto, sono andato in crisi io, ma non l'ho mollato. Per 12 giorni io continuamente sono andato, gli ho fatto la stessa domanda, lui mi dirà poi alcune parole. Nasce un rapporto tra me e questo signore, che poi era un medico, che una vicenda drammatica della vita l'ha portato ad autoescludersi, a punirsi, a distruggersi sostanzialmente. Ma lui mi dice, vedi, quel bar di fronte, vedi quei ragazzi che entrano, che escono, parliamo di tanti anni fa, io avevo 17 anni, attualmente ne ho 65, la vicenda di questo medico è avuto qualche anno prima, cioè vedi quei ragazzi, sai cosa fanno? Prendono dei farmaci, poi ci bevono dei super alcolici sopra, fanno la bomba, si drogano. Non si parlava di droga, salvo eccezioni nel paese, in Italia. Dice, dovresti fare qualche cosa per loro, io sono stanco, sono vecchio, sono malato. Lui morirà 5 mesi dopo. E io a 17 anni mi sono trovato che quell'incontro, che quella provocazione, che quell'indicazione, che quei volti di quei ragazzi che mi aveva fatto vedere lui, beh, io ho cominciato da solo, cercato di coinvolgere altri, e lì comincerà quello che 3 anni dopo diventerà il gruppo Abel. Il gruppo ha una storia che nasce dall'accoglienza, è infatti stata collocata nel cuore di questa mappa
Il gruppo Abele conta tra i 600 e le 700 persone che vi lavorano, tra dipendenti e volontari. Se poi parliamo invece delle persone che transitano dai servizi del gruppo, per esempio solo per le attività di bassa soglia si supera 25.000 persone. Infatti bassa soglia sono queste attività che sono centro crisi, drop house, drop in e dormitorio, che sono sostanzialmente le attività, diciamo, proprio sulla strada, quelle che accolgono le persone nei momenti di disagio estremo, e queste sono quelle che raccontano anche il rapporto più diretto che il gruppo ha con la realtà esterna, la porta sul mondo del gruppo Abele. Qui entriamo nel servizio dell'accoglienza del gruppo Abele. Qui al mattino i ragazzi che vivono direttamente la strada, che sovente dormono di notte sulle panchine, hanno la possibilità di stare al riparo, di bere qualcosa di caldo, soprattutto di potersi fare la doccia, di lavarsi i panni, e c'è poi la distribuzione del materiale sterile per i ragazzi che fanno uso di sostanze. Voglio intervistare un bell'uomo. Sei tranquillo. Che bel sorriso. Ciao, ciao. Ed è la Corte dei Conti che ci ha detto che la corruzione abbraccia una quota impressionante, 60 circa miliardi di euro. Quei 60 miliardi di euro potrebbero essere i soldi usati per le fasce deboli, per chi fa più fatica. Il mio rapporto con i soldi è un rapporto molto libero. Guai se abbiamo qualche cosa che mettiamo da parte, non c'è problema, non c'è mai stato, perché deve essere condiviso con gli altri. E quindi il denaro deve veramente essere al servizio di creare accoglienza, attenzione, di promuovere momenti che diano dignità e libertà alle persone. E in questi anni abbiamo cercato sempre di costruire questo. Non è stato semplice e non è stato facile, ma non ti limiti solo a quei rapporti che sono convenzionati perché c'è quella legge che ti permette di fare quel tipo di servizio. Quando arriva qualcuno che bussa alla tua porta, se puoi, a volte anche non puoi, ma devi inventarti di tutto, lo accogli. E quindi nell'arco degli anni abbiamo qualche milione di debito con le banche, che poi cresce, e in questo momento cresce ancora di più, perché in questo momento ci sono meno servizi, meno rapporti, meno progetti, tu cerchi di fare di tutto, te ne inventi di tutto, però poi a un certo punto ti arriva una marea di gente, oggi tanta gente che bussa, anche poveri in giacca e cravatta, la mamma che viene con la figlia chiede di poter dormire al dormitorio che abbiamo, e tutto questo costa. Qui dentro siamo in un servizio che abbiamo chiamato drop house. Notavamo che le donne che accedevano al dormitorio, nel momento in cui si chiudevano le porte del dormitorio, giravano nel quartiere con le loro borse senza sapere dove andare. A quel punto un po' l'idea di dire, apriamo uno spazio solo per loro. L'idea è stata, definiamola vincente purtroppo, nel senso che questo è un servizio che dove accedono tantissime donne, molte sono migranti, molte sono donne italiane, molte sono donne con bambini che vivono in estrema povertà. C'è un piccolo spazio bimbi che speriamo di attrezzarlo meglio, perché sono sempre più in aumento, anche perché sono bimbi che non trovano spazio negli asili nido del comune. Di là c'è la cucina dove le ragazze cucinano loro, quindi c'è proprio questo coinvolgimento, perché questa vuole essere proprio, come dire, casa per queste persone che spesso casa non hanno e vivono in fabbriche fatiscenti e dismesse. Mediamente una cinquantina, sessantina di donne al giorno passano tutte. Mentre stanno chiudendo delle comunità perché non ce la fanno andare avanti, stanno chiudendo in Italia delle cooperative. Ho terminato di scrivere un messaggio dove tanti operatori sociali sono in sciopero della fame a Napoli perché non sono pagati, perché stanno chiudendo i servizi, perché non arrivano gli strumenti che attraverso loro vanno incontro a chi più ha bisogno. C'è
ci avviamo verso il centro crisi. Il centro crisi è una comunità residenziale che accoglie persone con problemi di tossicodipendenza. Loro arrivano al centro crisi con l'obiettivo per lo più di stabilizzarsi dal punto di vista farmacologico e quindi o di trovare il modo di scalare l'uso delle sostanze, oppure di stabilizzarsi attraverso il metadone, ma soprattutto una volta stabilizzati cercare di capire che cosa fare dopo la disintossicazione. E allora alle mie spalle fra poco apparirà una cartolina. Noi chiediamo una firma perché l'Italia traduca la Convenzione di Strasburgo del 1999 contro la corruzione. Ecco che abbiamo fortemente voluto questo 1,5 milioni di cartoline al Presidente della Repubblica, che è un galantuomo, una persona che stimiamo, che ci segue, che sa, perché abbiamo condiviso questa scelta di rivolgerla a lui, anche perché non sapevamo a chi mandare le cartoline, non certo chi oggi, non dico altro. Dopo andrò in seminario a vedere se quella potrebbe essere una strada per lasciarmi un po' mangiare totalmente dai poveri, da chi fa fatica, a mettere un po' in gioco la tua vita per condividere, per costruire. Io non sono andato sulla strada a insegnare agli altri, sono andato a imparare dagli ultimi, da quelli che fanno fatica, da quelli che oggi sono schiacciati nelle situazioni di fragilità, di povertà, oggi più che mai, perché se guardo la mia piccola esperienza, questo percorso di questi anni, io devo dire che mai come in questo momento un impoverimento materiale nel nostro paese con queste quote di volti, di storie, di fatiche di persone. Tutti questi volti, tutte queste storie, tutte queste persone ti rimangono dentro, no? Ti arricchiscono, c'è una soddisfazione giornaliera in quello che facciamo, che non toglie la fatica, che non toglie sovente anche la rabbia, no? La rabbia per alcune politiche, la rabbia perché non ci si fa delle domande, perché si semplificano molto i fenomeni, no? Ecco, c'è questa commistione di questioni, no? Però ecco, anche la rabbia è un motore, se messo in positivo, per poter inventarsi sempre qualche cosa di nuovo, no? C'è sempre la voglia di inventarsi qualche, non soluzione, no? Ma qualche strada per poter in qualche modo ridurre anche solo i danni di quella che è la vita di strada di queste donne, di questi bambini che avete visto. Sulla strada, con l'unità di strada, incontriamo di tutto, contrario di tutto. È un momento che io chiedo per piacere a chi ha delle grosse responsabilità di venire a farsi qualche notte sull'unità di strada, di venire a vedere, non in visita, ma di fermarsi a entrare dentro questi servizi, a guardare in faccia le persone, a imparare ad ascoltare la gente, perché io sono convinto che se uno ha questo faccia a faccia, qualche cosa si muove qui dentro, perché poi noi chiediamo solo le politiche giuste, le politiche al servizio delle persone. Alla politica chiediamo questo, non chiediamo altro. Sulla strada, camminando insieme, le donne che scelgono di sfuggire agli schiavisti trovano nel gruppo Abele residenze protette e una nuova vita, se vogliono. Le altre trovano comunque un pasto caldo per tirare avanti. Ma questa sarebbe ancora un'altra delle mille storie. Noi in strada troviamo le donne che oggi di nuovo, come tanti anni fa, ci dicono che hanno fame. Sono tenute di nuovo in una situazione di schiavitù. Assieme all'accoglienza bisogna mettere la cultura, l'impegno politico e anche oggi, credo, lavorando con molte persone migranti, transessuali, travestiti, rappresentare le persone laddove loro non possono andare, non vogliono andare, hanno paura di andare. Sono arrivata con un po' di domande e sono andata via con molte domande in più. Dovevo stare 2 anni, poi da cosa nasce cosa, e sono quasi 30 anni che sono qui. Ho scelto il gruppo Abele, non altri gruppi, proprio per questa
valenza di non fare solo assistenza. Il secondo elemento, anche se è un elemento difficile da vivere in alcuni momenti, perché ogni tanto ci sembra di essere in una continua centrifuga, ecco, qui dentro, è quello del pluralismo. Qui si trova, insomma, dal terrorista al magistrato che l'ha giudicato e condannato, a persone con fedi diverse. Ed è bello che nel gruppo Abele siamo in tanti, con ruoli diversi. Voi sapete che in questa sala c'è di tutto. Volti di chi ha vissuto esperienze di strada, di carcere, di marciapiede, storie facili e difficili, persone che si sono messe nel volontariato, in gioco, ruoli, competenze, magistrati, ex detenuti, c'è tutto qui dentro. Ma dove trovate una realtà così? Arcobaleno nasce nel 1992 e nasce all'interno del centro semiresidenziale dell'associazione Gruppo Abele in Via Leoncavallo a Torino. Un gruppo di persone che hanno seguito un percorso di riabilitazione, a un certo punto al termine di questo percorso si è interrogata sul che fare. E nasce così. Soggetti svantaggiati all'interno della cooperativa quando è nata, 100%. Quando siamo andati in Cina per analizzare le imprese che producono pannelli fotovoltaici, l'amministratore delegato della società Trina aveva queste bandiere al suo ingresso e quindi io, ingenuo come pochi, ragazzi, guarda, anche loro hanno le bandiere, che figo! E allora gli ho detto, ma senti, ma Leandro, ma che cosa stanno a rappresentare le bandiere? E lui mi ha risposto candidamente, i nostri clienti, ecco, per noi rappresentano i nostri lavoratori. E quindi forse quando qualcuno fa fatica a capire quali sono le differenze tra le imprese no profit e le imprese profit, questa potrebbe essere una risposta. Andiamo da Transistor adesso. Buon appetito. Il progetto Cartesio fa di Torino una delle prime città d'Italia per la raccolta differenziata. Qui siamo nella sede del Consorzio Abele Lavoro, le cooperative in grado di creare un'alternativa concreta per chi vuole lasciare la strada. Io venivo da un'esperienza di lavoro, ero appunto un sindacalista, con quello che poteva essere un sindacalista di 23 anni, no, in Argentina. Dopo il golpe del 76 siamo stati arrestati. Ecco. Io sono di origine italiano, l'Italia mi ha dato la residenza, la cittadinanza, e sono andato a parlare con Luigi Ciotti. Era nella sede di via Santa Teresa 23, a un certo punto mi fanno entrare, trovo una persona che si fa così, gli racconto ancora la mia storia e dopo gli dico a Bravi, ma quando è che trovo questo prete che mi deve risolvere il problema? E già hai parlato, era lui, gli dico, siamo ben rangiati. Il gruppo Abele voleva fare un progetto per i detenuti o gli ex detenuti. E allora mi hanno detto, tu sei stato dentro, probabilmente ti troverai bene, diciamo, con loro, ti capiranno anche a te. 1972, l'11 novembre, nel seminario minore di Giaveno, in una chiesa che si è riempita di ragazzi di strada, ragazze strappate in quegli anni al mondo della prostituzione di quegli anni. E io ricordo quell'ordinazione sacerdotale del mio cardinale, che si faceva chiamare padre, non eminenza, non eccellenza, che alla fine guarda in faccia tutti questi ragazzi, una chiesa molto colorata, ma molto attenta, molto rispettosa. Beh, Michele Pellegrino li guardò e disse, io so cosa state pensando, che adesso prendo Luigi e ve lo mando in una parrocchia come si usa fare. No, è nato con voi, io ve lo lascio, però gli affido anche a lui una parrocchia. E la sua parrocchia sarà la strada. I suoi due punti di riferimento sono il Vangelo, ma anche la Costituzione italiana, quindi questa continua sintesi che non è mai data una volta per tutte, no? Di cercare di saldare la terra e il cielo, ecco, poi da questa sintesi scaturisce questa parola che a mio parere è una parola forte, una parola credibile, ecco. È un uomo come tutti attraversato, anzi non come tutti, tutti dovremmo essere in realtà attraversati da molti dubbi, da molte contraddizioni. Io penso che questo e fa anche un grande servizio alla Chiesa, anche se forse la Chiesa non lo riconosce. Immagino appunto anche la sua, a volte, la sua difficoltà, la sua sofferenza interiore a vedere certe posizioni nelle quali non si riconosce, pur decidendo di rimanere fedele, diciamo, a questa dimensione alla quale, insomma, alla quale si è ha consacrato la sua vita. Insomma. Ci vuole molto equilibrio, ci vuole molta forza d'animo.
ci vuole molto coraggio anche, ecco, lui in qualche modo ci insegna il coraggio. E alla fine della vita dovremmo rendere conto delle nostre parole inutili. E la memoria corta e la malafede lunga che aiuta l'illegalità. Dagli inizi il gruppo Abele ha un pool editoriale, molte riviste specializzate, un centro studi e un archivio storico. I ragazzi fanno le tesi, i giornalisti ci studiano. E il fronte della parola. Nel 93, dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, nasce la rivista Narcomafia, ormai un classico del giornalismo di battaglia. Ci siamo resi conto che il sociale, non solo il gruppo, aveva perso, come posso dire, la capacità di parlare anche, come dire, all'uomo di strada. C'è stato un eccesso di snobismo forse, perché laddove ovviamente vince la pancia tu sei perdente, non c'è, no? Vince il propagandista. Questo lavoro ha una sua, anche un suo elemento, una sua dimensione politica, cioè deve essere un lavoro di denuncia, di conoscenza, di approfondimento, di comunicazione. Bisogna che la gente sia consapevole che la povertà non è mai un destino, è una conseguenza di scelte politiche precise. La sede del gruppo Abele è la fabbrica delle E, la E, la vocale che fa camminare insieme. Una vecchia fabbrica ristrutturata con grande cura, donata da Gianni Agnelli. Qui dentro la testa e le braccia di oltre 60 diverse attività, dalla cooperazione alla grande falegnameria che produce giochi per bambini e arredi urbani. Qui le cene del martedì con i genitori, qui nascono i progetti per incontrare i giovani immigrati di seconda generazione, sulla strada. Beh, la cura dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente, il valorizzare l'ambiente, gli esterni, gli interni, quindi, ma e creare le condizioni di far vivere un'accoglienza che mette a suo agio le persone, credo che sia fondamentale e importante. Perché è bello creare dei posti che siano gradevoli e mettono a loro agio le persone, mettere a agio le persone, riconoscere le persone. Non certi posti così, un pochettino, dove si perde il senso della bellezza, che aiuta anche a leggere la bellezza che sta dentro la storia della gente. Il cibo in parte viene acquistato, in parte è tutto quel cibo che la Coop ci dà, e che verrebbe buttato perché sono quei prodotti in scadenza che i supermercati non possono più tenere sui banchi. Ma per l'inchiesta sulla realtà, Libera può contare su una rete informale di giornalisti, famosi decani e sconosciuti esperti locali, che seguono passo passo le trasformazioni delle mafie, oggi, secondo il magistrato Antonio Ingroia, più civili in una società più mafiosa. Scrive Lirio Abbate, cronista palermitano da anni sotto scorta. Se il deputato va in giro con il mafioso è un fatto, è soltanto accuratezza non rinviare ai tempi di una sentenza il racconto. È il mio lavoro dirlo ora, subito. Il gruppo Abele si potrebbe raccontare come il coraggio di conoscere la realtà in tutti i suoi aspetti più difficili e più dolorosi, il coraggio di pensarla, quindi di averne una consapevolezza piena che porta anche alla possibilità di pensare ad un'alternativa e poi il coraggio di realizzarla questa alternativa, e quindi il lavoro, la possibilità di una vita dignitosa e libera per tutti. Poi ovviamente queste sono soltanto alcune parole, sono le mie parole, la realtà del gruppo Abele non si potrà mai raccontare solo con delle parole, solo questo. Due amici non ci sono più, anche loro veramente hanno piantato gli alberi nella storia del nostro gruppo. Il 1 novembre se n'è andato Franco Berardozzo. È stato, si merita un grande applauso di Franco. È stato nella chiesa torinese il nostro grande punto di riferimento. Non è mai mancato i nostri Natali e i nostri appuntamenti. Abbiamo vissuto la consolata tanti momenti in cui abbiamo saldato la terra con il cielo. E il 17 ottobre se n'è andato un altro uomo che ha perso tante piante nella vita
Anche lui ha sempre partecipato e noi lo salutiamo così. E buon Natale e buone feste, fate quello che volete a tutti. Il 21 marzo 2011, la giornata della memoria e dell'impegno, si svolge a Potenza, la città dei morti che non si sa perché, di ragazzi e ragazze che spariscono e non si sa perché, come Elisa Claps. A Potenza c'è un prete, Don Marcello Cozzi, che fa i nomi e i cognomi della mafia basilisca, la mafia che non esiste, e non esiste perché è meglio per tutti, a volte anche per qualche magistrato. Qui Don Marcello è il referente di Libera, di nuovo lo spirito e quel vento. Io faccio la mia parte, sono cosciente delle mie fragilità e dei miei limiti, perché insomma ognuno di noi ce la mette tutta, poi non è tutto semplice, non è tutto facile. Però non è opera di navigatori solitari. Io faccio la mia parte e ho sempre cercato, ripeto, con tutti i miei limiti, di costruire dei percorsi con altri. Ma questa è la forza, questa è la bellezza, questa è la ricchezza, questo è il noi. Di riuscire a mettere insieme mondi diversi per un obiettivo che è uguale per tutti, costruire giustizia, bisogno di verità, di ridare dignità a tutte le persone, la libertà, la libertà. Stop. Vorrei che le chiese fossero come un albero. L'albero non chiede agli uccelli da dove vengono o dove vanno, da ombra, cibo, e poi le lascia volare